Se un giorno qualcuno venisse da te e si offrisse di comprare tutto il resto della tua vita, quanto pagherebbe? Quanto valore avrebbe, secondo te, tutta la vita che ti resta? Questa è la domanda che il protagonista del Prezzo di una vita si è fatto quando è andato a vendere il resto della sua vita e ha scoperto che invece di valere centinaia di migliaia di yen l'anno, valeva soltanto 10.000 l'anno. Ossia, con il tasso di cambio equivalente, 70 euro annui. Niente. Una vita senza valore. Spiegherò il finale di questo manga verso la fine del video per non fare spoiler, ma intanto dobbiamo farci una domanda. Come vivere una vita piena di valore e senza rimpianto? Tutti noi facciamo cavolate, di cui ci pentiamo, ma come fare in modo che non ci pentiamo di tutta la vita, come riassunto generale? Il protagonista sognava di fidanzarsi, e invece è solo. Sognava di avere successo nella vita, e invece è un hikikomori che sta chiuso in casa. Sognava di sposarsi, e invece è single. Sognava di diventare un grande pittore di successo, e invece deve vendere i suoi CD perché non arriva a fine mese. Ma lui ha sempre sognato di redimersi. Da domani inizierà a fare qualcosa di grande, e diventerà famoso. Così, quando gli viene proposto di vendere il resto della sua vita, va più per curiosità, per vedere quanto valuteranno. E il risultato sono appunto 70 euro l'anno. Che anche per una vita lunghissima è miserrimo, perché vivere anche 1000 anni, ma di così poco valore, lo rende triste. Si rende conto che lui non cambierà mai, che vivrà per sempre dicendo la prossima volta, e che morirà insoddisfatto e pieno di rimpianti. E lui, che era venuto solo per sapere quanto vale la sua vita, ora che sa che non vale nulla, si decide a venderla, come a buttarla via. Si terrà soltanto gli ultimi 3 mesi, per sperperare il denaro che gli resta, e verrà seguito da una ragazza che gli ha valutato gli anni rimanenti, Miyagi, che sarà invisibile a tutti meno che a lui, per evitare che in questi ultimi mesi lui impazzisce e dia problemi agli altri umani. Ora, il protagonista inizialmente commette l'errore di volersi riconnettere con il suo passato, mettendosi in contatto con il suo vecchio migliore amico della scuola e con la sua vecchia cotta con cui da piccoli si erano promessi di mettersi insieme se nessuno li avesse voluti. Ma il suo errore è cercare di tornare al passato senza rendersi conto che appunto è passato. Non possiamo fare finta che non siano passati anni e che le persone non siano cambiate, i rapporti svaniti. Il suo vecchio amico ora è diverso ed è così superficiale da farlo infuriare, mentre la sua vecchia cotta lo ha atteso per anni. È giunta in un momento buio della sua vita, ha iniziato delle relazioni che potremmo definire superficiali. È rimasta incinta, diventando una ragazza madre, e ora lavora per mantenere la figlia. Lui esce con lei e durante un momento di confidenza lui le rivela tutto, anche il fatto che sta per morire, come è giunto lì. E lei allora gli confessa la verità. Lei ha accettato di uscire con lui solo per suicidarsi davanti a lui, per fargliela pagare. Non perché non si è messo con lei, ma perché non ha mai risposto alle sue chiamate e ai suoi messaggi in quel periodo buio in cui lei aveva bisogno di un amico e lui per timidezza e incertezza aveva preferito isolarsi. Ma ora che ha visto che lui ha vissuto una vita così terribile e così miserabile, decide di non farlo, perché sa che lui ha già sofferto abbastanza e lo compatisce, e se ne va. Paradossalmente lui le ha fatto un favore uscendo con lei, le ha fatto capire che c'è di peggio, e che almeno lei ha una figlia, un lavoro, qualcosa di cui... per cui vale la pena vivere, per cui vale la pena esistere. Inoltre, quello che il protagonista del manga non ha capito è che una delle regole fondamentali per avere una vita senza rimpianti è abbonarsi a NordVPN, lo sponsor di questo video. Per avere maggiori sicurezze di fronte a tutte le minacce alla vostra privacy, sia legali, sia illegali, sia private, sia statali, vi serve ogni mezzo che possa fare da strato di protezione tra voi e la minaccia e che tenga al sicuro le vostre informazioni, perché una volta carpite, le vostre informazioni non solo possono essere usate contro di voi, ma possono anche essere usate per truffarvi e ottenere altre informazioni ancora. Anche la minima informazione deve essere protetta. Con una VPN i vostri dati vengono presi, criptati in modo da essere illeggibili a chi non ha la chiave e portati in un network privato e chiuso e poi spediti dove devono essere spediti. E in tutto questo è anche possibile mascherare il vostro indirizzo IP per far sembrare che il vostro PC sia in un altro paese, con conseguente maggiore sicurezza informatica e possibilità di accedere a servizi che escludono ingiustamente il vostro paese. E allora cosa aspettate? Utilizzando il codice sconto Morte Bianca o andando al link fissato in alto o nel link del commento in descrizione, otterrete una protezione NordVPN su 2 anni più 4 mesi in regalo. E se non vi basta, c'è anche la garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. NordVPN, la privacy prima di tutto. Ma allora, come avrebbe dovuto vivere il protagonista? Dove ha sbagliato?
Lo psicologo Maslow sosteneva che non tutti i bisogni umani sono creati uguali, ma alcuni sono più uguali di altri, diciamo così, e che ognuno di noi ha una gerarchia di bisogni, uno più importante degli altri, e che bisogna stare attenti all'ordine di questi bisogni. È il modo migliore per ottenere una vita degna di essere vissuta. Egli divide anzitutto i bisogni in due gruppi, il gruppo dei bisogni deficienti e il gruppo dei bisogni di crescita. I primi sono bisogni che, se non li soddisfi, soffri. Sono quei bisogni malus, sono dei buchi da riempire. I secondi sono dei bonus, sono cose senza le quali puoi sopravvivere, ma non vivere. Se li ottieni, sei felice. Egli divide a sua volta questi due gruppi in diversi livelli: bisogni fisiologici, bisogni di sicurezza, bisogni sociali ed infine il bisogno di trascendenza in cima alla piramide. Ora, attenzione, doverosissima premessa quando si parla di Maslow. La piramide di Maslow è stata criticata perché è troppo rigida, cioè un bisogno sta per forza sopra l'altro, uno sta per forza sotto, quando invece che ne sai. Però ricordiamo che Maslow, nei suoi appunti, non parla di una piramide e non parla di una cosa così schematica. Lui stesso più volte ribadiva che i livelli si sovrappongono tra di loro. Come diceva lo stesso Viktor Frankl, autore di Uno psicologo nei lager, non è necessario soddisfare prima i bisogni di base e solo dopo quelli elevati. E anzi, persino nei lager, la gente aveva un bisogno di spiritualità persino superiore a quello delle persone fuori. Oppure, quest'ordine cambia a seconda della cultura. Quindi, in questo video io parlerò di piramide di Maslow, ma sarebbe più opportuno parlare di una sinusoide di Maslow, in cui i vari bisogni non sono ordinati in una gerarchia precisa e universale, bensì sono diversi per tutti, paralleli, spesso mescolati, ma schematici, in cui possiamo comunque riconoscere che alcuni bisogni hanno necessità oggettivamente biologiche, mentre altri sono così importanti da sovrascrivere la vita stessa. Permettetemi dunque di proporre la mia visione per questa sinusoide di Maslow, ossia l'idea che non tutti i bisogni sono uguali e che tale gerarchizzazione varia da individuo a individuo e che è importante per ricordarci di soddisfare tutti i nostri bisogni e di non farne soltanto uno ignorando gli altri, e che ci ricorda come sono interconnessi e uno aiuta gli altri e così via, e ci ricorda alcuni parametri oggettivi, tipo la biologia, come ho detto, che dobbiamo soddisfare tutti, mentre il resto è più aleatorio, soprattutto che con una buona organizzazione e che, trasformando le cose difficili in abitudini, all'inizio obbligandoti ogni giorno a farle, poi ti farà naturale, con un sistema di premi si può davvero vivere una vita degna di essere vissuta, che combini felicità ed etica, come da me spiegato nel video sulla vita migliore possibile. Questo vuole con massima umiltà essere un suggerimento del come. Dunque, anzitutto dobbiamo distinguere l'otium dal negotium. L'otium sono i piaceri, sono più fini ed elevati, mentre il negotium sono i doveri, qualcosa che non è strettamente piacevole da fare, ma è necessario fare. Io penso che bisogna dare priorità al negotium, prima il dovere e poi il piacere, perché solo con il dovere avremo il denaro, il tempo e l'investimento a lungo termine per ottenere il piacere. Quindi, se sei libero, devi anzitutto concentrarti sui tuoi doveri, che sono i primi due livelli della sinusoide di Maslow. Inoltre, è soltanto lavorando che si è veramente gratificati della ricompensa. Se si ha ricompense così, buttate, valgono un po' di meno. Pensate alle vite dei miliardari, che hanno tutte queste cose e non sono contenti. Il primo bisogno fondamentale è l'ossigeno. Questo ovviamente ce l'abbiamo tutti a disposizione, è pubblico e abbondante, per ora, a meno di non trovarci in film come in Gravity, dove ecco che diventa un lusso. Ecco, la sinusoide di Maslow è anche importante perché ci aiuta a coltivare la gratitudine, a renderci conto di quante cose abbiamo. Dobbiamo essere grati ogni giorno che noi non siamo un cosmonauta perduto e abbiamo tutto l'ossigeno che ci serve. Respirate profondamente. Senza ossigeno non si arriva a mezz'ora di vita. E dobbiamo essere grati che abbiamo tutta l'acqua che ci serve e non viviamo su Arrakis, il pianeta desertico. Senza acqua non si supera la settimana. Ogni volta che bevete acqua, ricordatevi questo. E bisogna essere grati di avere cibo in tavola con milioni di persone che non ce l'hanno. Sai, la classica nonna che ti dice finisci il piatto che in Africa muoiono di fame, no? Non buttate via il cibo buono. O lo mangiate oppure lo date in beneficenza se si può conservare. Perché senza cibo non si arriva al mese di vita. E poi ringraziamo di avere una temperatura vivibile, di non essere in un'era glaciale o di nuovo in un pianeta desertico. Ora, attenzione, ogni livello della sinusoide è importante, ma è facile abusarne, è facile ossessionarsi e portare all'estremo un livello e dimenticarsi tutti gli altri. Bisogna rispettare i bisogni primari, altrimenti moriamo, ci servono per mantenere l'omeostasi, ma al tempo stesso non dobbiamo diventarne dipendenti. È facile mangiare troppo e diventare obesi. È facile dormire troppo o troppo poco, ci ho fatto un video. Cioè, questi sono dei vizi capitali se ci pensiamo. Il farsi possedere dei bisogni fisici senza pensare né agli altri, e questo è l'egoismo,
e senza pensare al modo retto di vivere, in modo dissoluto. Il corpo, come ho spiegato nel mio video La vita migliore possibile, il corpo non è tutto e non dobbiamo essere schiavi del corpo. Quindi dovete prendervi cura del vostro corpo, il che significa dargli tutto quello che gli serve, ma anche disciplinarlo. Passiamo al secondo livello, che però, come ho spiegato, è necessario per il primo, quello della sicurezza. Ci sono tre tipi di sicurezza. Sicurezza sanitaria, come si suol dire se c'è la salute c'è tutto. Sicurezza economica, ossia avere un lavoro stabile, spendere bene i propri soldi e avere piani a lungo termine per il futuro. Ed infine sicurezza fisica, ossia stare lontani dai guai, avere un tetto sopra la testa, stare lontano dalla guerra. Ora, per la sicurezza economica è importante stare attenti a tutte le spese. Assicurarsi di sapere tutte le uscite che avete. Contate ogni singolo abbonamento che avete, è facile dimenticarsene, e assicurarsi di spendere sempre meno di quanto si guadagna, molto meno, perché non sai mai ogni mese quale spesa improvvisa salterà fuori. Dovete mettere sempre qualcosa da parte e risparmiare per progetti futuri. Farò un video a parte sul lavoro, e il motivo lo spiegherò alla fine di questo video. La sicurezza sanitaria la si ricava stando attenti al proprio corpo, di nuovo, facendo analisi del sangue e delle urine ogni anno, facendo regolase e esercizio fisico, che aiuta sia il corpo sia il cervello in 10 miliardi di aspetti. Non posso consigliare abbastanza, l'esercizio fisico è una manna, un giorno devo fare un video sul migliore sport possibile, e vietando tassativamente fumo, alcol, droghe, ma farò un video sullo straight edge in futuro. La patente serve, però quando possibile è meglio andare a piedi. Il vostro corpo e l'ambiente vi ringrazieranno. Ripeto, quando possibile. Ah, ho fatto la spesa con 1000 pacchi. Sì, va bene. Quando non siamo in questi casi. Per quanto riguarda la sicurezza fisica, in generale rispettare le norme e le regole, salvo casi di estrema necessità. Essere pacifisti, sia in politica sia nella vita privata. Rispettare le norme etiche, ci torniamo dopo, e rispettare il principio del vivi nascosto epicureo. Valorizzare la propria privacy, navigare in modo sicuro sul web, ci ho fatto un video. E non immischiarsi di litigi non nostri, salvo, di nuovo, straordinari casi di aiuto al prossimo. Ora, di nuovo, questo livello è importante. Senza soldi non possiamo comprare il cibo e tutti i bisogni primari. Se non mangiamo non possiamo nutrirci, quindi il negozium può essere diviso in due livelli. Quelli a breve termine, il bisogno fisiologico, quello a cui i bambini danno massima attenzione, e quello a lungo termine, la sicurezza, quello a cui gli adulti danno massima attenzione. Entrambi sono necessari per il tutto. Però anche questo livello può diventare abusivo. Possiamo dare troppa importanza al lavoro, fino a diventare workaholics, una reale malattia, studiata con massima gravità. Possiamo diventare fissati con il denaro, a discapito di salute fisica e psicologica, nostra e degli altri umani. Di nuovo, dovete usare il lavoro come un mezzo. Non farlo significa azzopparsi, mentre vivere per quello è sbagliato, è un mezzo, non è il fine. Non viviamo per lavorare, come dice erroneamente il capitalismo, bensì il lavoro deve essere il mezzo per altro e abolito il prima possibile tramite automazione, e ci ho fatto un video riguardo. Passiamo ora all'ozium, alla felicità propriamente detta. Perché non di solo pane vive l'uomo, diceva qualcuno, no? Anche qui possiamo dividere l'ozium in due categorie, entrambe necessarie. L'ozium singolare e l'ozium sociale. L'ozium singolare sono i bonus, sono i piaceri più intellettuali. Bisogna prendersi cura della propria mente, così come si prende cura del proprio corpo. E si nutre la mente con lo studio, con le arti, con la curiosità, con la filosofia. È necessario fare ciò che ci piace. Ognuno di noi ha qualcosa che ama fare, e ognuno di noi ha una lista di cose che ama fare differente, perché siamo tutti diversi, ed è necessario usare l'ozium come premio per ciò che dobbiamo fare, come motivazione. Qui rientrano le passioni, gli hobbies e le arti che più gradite. Leggere un libro, guardare un film e così via. Bisogna anche, come dicevo, coltivare la gratitudine. Ricordarsi ogni giorno, a fine serata, di tutte le cose che sono andate bene, dei nostri progressi e di cosa invece vorremmo migliorare. Un sistema di obiettivi e propositi giornalieri, settimanali, mensili, annuali ed esistenziali. Il secondo livello dell'ozium è quello sociale. L'uomo, come diceva Aristotele, è un animale sociale. Su questo Hobbes aveva torto marcio, quando definiva l'uomo puramente egoista. Infinite ricerche dimostrano che gli umani, anche quando non traggono alcun beneficio, si cercano comunque tra loro. La solitudine è un male di per sé, e anche il più ricco uomo del pianeta, con i soldi per essere sicuro al resto della sua vita, soffre se da solo. Nonostante non vi sia ragione capitalistica per questo. E in questo livello rientra l'etica, la branca della filosofia che si occupa di dirci cosa è giusto e cosa è sbagliato. Come ho spiegato nel mio video sulla vita migliore possibile, è solo vivendo una vita etica
che la vita diventa degna di essere vissuta. Noi abbiamo un bisogno innato di fare amicizia, quindi siate ambientalisti, siate sempre attivi nella politica, non astenetevi mai dal voto, ogni voto fa una differenza seppur minima. Farò un video sull'amicizia e sul modo di coltivarla e tengo già una rubrica in cui offro umilmente consigli di natura amorosa, ma è importante essere consapevoli che sono molti i luoghi dove coltivare legami. La famiglia, anzitutto, poi la scuola, lo sport, il lavoro, associazioni politico-religiose, gruppi online, lo stesso videogioco. Colui che non valuta la socialità si isola, diventando ansioso e depresso. Ci ho fatto un video sugli hikikomori. Tuttavia, anche qui non bisogna lasciare che l'ozio superi il negozio. Stare con gli amici è importante, ma questo non può e non deve farci trascurare gli importanti studi, importanti lavori. E non dobbiamo rovinare la vita singolare per stare appresso agli amici, ma neanche il contrario. Inoltre, non dobbiamo diventare ossessionati dalla socialità. Cercare di essere amati da tutti è impossibile, mentre essere odiati da tutti è facilissimo. Non dobbiamo inseguire un numero di amicizie sempre più alto su Facebook, bensì valutare la qualità sopra la quantità. Se qualcuno non vi piace, non siete obbligati ad essere suoi amici solo perché è nel vostro circolo. Se qualcuno vi tratta male, non siete obbligati a proseguire la conversazione con chi è maleducato. Spiegategli che sta sbagliando e, se persiste, bloccatelo. Il blocco è uno strumento sacrosanto e di vitale importanza. Ricordate il numero di Dunbar. Non è possibile avere più di un tot di amicizie. Numerosissime ricerche hanno attestato che non è possibile avere un numero di amici illimitato, bensì oltre un certo numero, che varia, a volte si parla di 100 persone, a volte di 250, ma dopo un certo numero non sono più amici, sono conoscenti. E ricordate che c'è un numero massimo di amici, ma è possibile anche avere solo amicizie superficiali. Quindi bisogna sicuramente stare attenti a non disperdere in troppe persone le proprie attenzioni. Di nuovo, qualità sopra quantità. E qui rientra anche la ricerca dell'amore. Tutti noi abbiamo bisogno di amore, ma ricordate sempre che esistono varie forme di amore. Amore filiale, amore amicale, amore romantico e così via. L'uomo ha bisogno di uno di questi, non necessariamente di amore romantico. Ho criticato in un video precedente l'ossessione per la fama, lo status, i likes e la visibilità. E quindi è importante coltivare questi livelli, è importante coltivare il proprio senso di etica, sentirsi a posto con la coscienza, come si suol dire, e coltivare la socialità. Nessuna di queste cose deve essere così eccessiva da distruggere le altre. A questo punto, dopo questo iniziale errore, il protagonista, per citare lo youtuber MD Bandit, proprio ora che muore, inizia a vivere. Lui inizia a fotografare distributori automatici. Sapete che in Giappone c'è una vera fissazione per i distributori, ne hanno ovunque, di tutti i tipi. Facendo foto nostalgiche di angoli di vita quotidiana, e in queste foto include anche Miyagi. Nessuno può vederla neanche in foto, ma lui sì, e inizia a parlare con Miyagi anche in pubblico, e lei gli dice: oh, ma così tutti vedranno che parli da solo. Ma a lui non importa, tanto tra 3 mesi morirà. Dell'opinione degli sconosciuti non potrebbe fregargliene di meno. E questo è straordinario, perché ci dimostra il carpe diem, il chi vuole essere lieto sia, di domani non v'è certezza. Se tu sapessi che ti resta poco da vivere, allora vivresti al massimo, ed è questo che il protagonista fa. Lui inizia a parlare con Miyagi, a fare amicizia con lei, la gente per strada lo vede che parla con una ragazza invisibile, e lui diventa una sorta di leggenda. Alcuni che gli danno pure corda, chi per pietà, chi per curiosità, tipo, come sta Miyagi, e così via. Miyagi gli spiega che lei era figlia di una donna che si era fortemente indebitata e per ripagare il suo debito lei alla morte della madre dovette vendere il suo tempo. In questa azienda del tempo si possono vendere 3 cose. La vita, se ti restano 30 anni, vendi 30 anni, morirai di fatto subito. Il tempo, ossia se ti restano 30 anni, vendi il tempo di questi 30 anni. Quindi tu rimarrai vivo, ma dovrai lavorare per questa azienda per tutti i 30 anni. Capitalismo. E infine la salute, non ci viene detto molto, ma presumo che vivrai però in pessima salute. Da allora lei lavora per l'azienda del tempo e una volta fece da supervisore per una donna che fu molto gentile con lei e che la trattò come umana. Quando quella donna morì, Miyagi soffrì troppo e decise di non affezionarsi più ad un moribondo. Eppure il rapporto tra i due continua a crescere e lui sente qualcosa per lei e lei per lui, e infatti scopriamo verso la fine che il prezzo della vita del protagonista era ancora più basso di quei 70 euro. Quei soldi extra ce li ha messi lei, per tirarlo un po' su, e soprattutto lei, man mano che si conoscono, diventa gelosa della sua vecchia cotta. Lei si sta affezionando troppo e tanto da dire: prima che i miei sentimenti raggiungano un punto di non ritorno, prego che Kusanagi muoia.
lei spera che la storia finisca prima possibile perché si sta innamorando e, se si innamora, non potrà sopportare quando, tra 3 mesi, lui se ne andrà. Come diceva Seneca, non è che abbiamo poco tempo, è che lo usiamo male. Per la legge di Parkinson, citando lo youtuber Frank Simon che ha fatto un video sempre su questo manga, più tempo hai per fare qualcosa, più tempo ci metterai. Il cervello è pigro e cerca di fare meno fatica possibile. Se hai un mese per studiare per un esame, ci metterai un mese. Ma se avessi una settimana, ti sforzeresti di fare tutto in una settimana. A parità di quantità, ci metteresti un quarto del tempo. Diversi studi lo dimostrano. E quindi quando gli umani hanno poco tempo, è allora che iniziano davvero a sentire la fretta della morte e cercano di risolvere tutte le loro faccende in sospeso. Kusanagi aveva una lista di cose che voleva fare in questi 3 mesi prima di morire, ma era una lista inautentica nella filosofia di Heidegger, tutta basata sul si dice che queste sono le cose che devi fare prima di morire. Non è quello che lui vuole veramente, e solo stando con Miyagi capisce le 3 cose che gli interessano veramente. Divertirsi, cioè fregandosene delle convenzioni del parere altrui, stare con la ragazza che ama davvero e non quella che il se stesso immaturo del liceo pensava essere la ragazza che era destinato a sposare se nessun altro lo voleva, ed infine dipingere, come aveva sempre voluto. Kusanagi ha fatto in pochi giorni quello che la gente fa in decenni. Ha passato tutte le fasi della vita, da adolescente, in realtà giovane adulto che si rifiuta di diventare adulto e cerca di rimanere adolescente, ad adulto con tutta la responsabilità, il lavoro, ed infine anziano, che pensa a fare i conti della sua vita e a fare ciò che vuole davvero, ora che è saggio e libero e non ha più tempo. Come avevo già dimostrato nel mio video sulla brevità della vita, l'età migliore è quella dell'anzianità, perché è l'età in cui la sapienza è massima, in cui si impara avendo fatto 1000 cose, che le esperienze non hanno tutto quel peso, che noi siamo solo piccoli fili d'erba per citare a strappare lungo i bordi. Una volta che stai per morire, una volta che ti rendi conto dell'immensità del cosmo e dei miliardi di miliardi di miliardi di anni che passeranno, ti rendi conto di quanto piccole siano le cose che hai fatto nella vita, belle e brutte, e così smetti di soffrire così tanto per i tuoi errori e smetti di ossessionarti per raggiungere i successi, che in realtà sono entrambi granelli di sabbia, e ti concentri, come ho detto prima, su una vera piramide che valorizza ciò che sei e ciò che ti rende felice davvero, te. Perché quella è l'unica cosa che ha valore, per il cosmo immenso sei piccolo e quindi pensa a valorizzare l'unica cosa che può darti un grande valore, ossia te stesso, cerca di fare le cose che rendono te felice. È per te stesso che questa cosa è importante. Questo concetto è presente anche nell'induismo, che divide ogni vita in 4 fasi. La terza fase, quella della vecchiaia, è appunto il Vaprashta. Sicuramente distrutto la pronuncia. Quest'ultima fase, passati 50 anni, si concentra meno sui doveri sociali e lavorativi e si pensa di più all'ascetismo, al ritiro nella foresta. E così Kusanagi inizia a dipingere, mettendoci tutto se stesso, senza fare altro, in compagnia della sua musa. Dipinge più lui in un giorno di un artista, un grande artista, in un anno, e ha quasi 3 mesi per poter diventare, dopo la sua morte, un artista storico. L'ultimo livello della piramide è quello dell'autotrascendenza. Ora, che cos'è l'autotrascendenza? Sono state fatte diverse ricerche sui maggiori indicatori di felicità. Cioè, si chiede alle persone su cosa investono tanto nella loro vita, su cosa sentono che stanno andando bene, e si misurano queste caratteristiche in tante persone e si vede che cosa le rende più felici. Ebbene, il fattore più associato alla felicità, sapete qual è? Non è il numero di amici, come i social network vorrebbero farvi credere. Non è la quantità di sesso, come i Red Pill vorrebbero farvi credere. Non è la quantità di denaro, come il capitalismo vorrebbe farvi credere. Non è la salute fisica, non è nessuna di queste cose. È l'autotrascendenza. Le persone che hanno un maggiore investimento in quest'area, che non a caso Maslow metteva in cima come autoattualizzazione, sono le più felici che ci siano. Ora, che cos'è l'autotrascendenza? Maslow l'aveva definita i bisogni spirituali. La piramide ci fa evolvere, dal semplice difendere l'ego dall'entropia e quindi dalla morte, all'unire l'io con gli altri io nella socialità, a disperderlo. Ebbene, più saliamo nei livelli della piramide, più l'ego si aggrega con altri ego in cerchie etiche sempre più grandi, in un'etica che si occupa del prossimo, della comunità, del tuo paese, del tuo pianeta, di tutti gli esseri viventi. Più sei etico e buono, più ti occuperai e starai in armonia con ciò che è diverso e lontano da te, rendendo tutto prossimo, cristianamente parlando, a te. Nell'autotrascendenza, quello che succede è che l'ego si dissolve del tutto. Consiste nel sentirsi parte di un tutto, nel sentirsi a posto nel mondo, nel proprio posto che solo tu puoi ricoprire per fare il massimo bene possibile. Questo livello viene spesso ottenuto con la religione, la meditazione e in generale con altri mezzi che possono farti sentire tutt'uno con la realtà.
Ora, l'idea di autotrascendenza è astratta, cioè è un cammino che per tutta la vita bisogna compiere. Ci sono vari gesti, piccoli e grandi, che ogni giorno si compiono per trascendere il proprio sé e accettare quindi serenamente la morte. Tuttavia, il più importante è il concetto di Ikigai, che tratterò in un video futuro. L'Ikigai è il tuo scopo nella vita, la tua raison d'être, è quello che tu sei qui nel mondo per fare. È quella cosa che solo tu puoi fare. Nel caso del protagonista è la pittura. Lui è nato per dipingere, è quello che gli dà maggiore felicità ed è ciò in cui lui è bravo, si sente a posto con la vita. Però a quel punto si rende conto di una cosa e torna all'agenzia per vendere i 3 mesi che gli restano con questo nuovo stile di vita. Ebbene, questi 3 mesi, da soli, valgono tantissimo, una cifra spropositata. L'agenzia stessa gli dice, oh ma sei sicuro di volerli vendere? Tu diventerai un artista da museo, sarai messo con i grandi, con Van Gogh, con Picasso, vuoi davvero gettare via tutto questo? E lui dice di sì. E qui vediamo un uomo che ha davvero compreso il senso della vita. Ha passato 2 o 3 decenni sprecando il suo tempo e ora ha passato 3 mesi potenziali a fare tutto ciò che desidera di più. Ha capito l'importanza del tempo e ora, nell'ultimo momento, ha superato persino questo. Ha trovato qualcosa di ancor più importante, qualcosa di fronte al quale il tempo stesso può essere buttato perché? Perché ne vale la pena. E questo è un vero superuomo, nella mia filosofia, non in quella di Nietzsche. Vuole vendere tutto il tempo che gli resta, a parte 3 giorni, e il denaro ricavato andrà per eliminare il debito di Miyagi. Perché lui, tra 3 mesi, facendo il suo lavoro preferito e ottenendo una fama in peritura, ma sapendo di lasciare Miyagi ancora schiava del debito, e 3 giorni, sapendo di lasciare Miyagi libera, questi hanno più valore nella sua piramide. Perché l'amore, davvero, è la forza più potente dell'universo. Perché lui ha capito effettivamente qual è il suo vero scopo, la sua vera raison d'être, e non è dipingere per diventare famoso, è dipingere per salvare un'altra persona. Ha davvero adesso compiuto l'autotrascendenza, quando non è ancor più schiavo del tempo, bensì egli trascende il suo tempo e può accettare la morte. Però questo significa un grande sacrificio, come ho detto, Miyagi sarà liberata dal debito, certo, però lui non la rivedrà mai più. Sarà invisibile per lui come per tutti. E allora lui, che si era sforzato di farla vedere a tutti, ora davanti a tutti che gli dicono «Ma dov'è Miyagi? Dove? Non ne stai parlando?» Lui risponde che non c'è più, che ora neanche lui la vede più. E questa scena mi ha totalmente spezzato. Ora, la morale è che non è possibile misurare il prezzo di una vita, trattare l'uomo come una merce, come un oggetto capitalistico. E questo lo dimostra proprio, in questo manga, un uomo. Un tempo egli era un criminale, un poco di buono, sadistico, un benefreghista. Poi è cambiato, e adesso vive prendendosi cura di una bambina. E lui pure va a farsi valutare la vita, ma è lui stesso a rifiutare di venderla, dicendo correttamente che il prezzo di una vita è infinito, perché a determinarlo non è il suo passato, ma il suo futuro. L'uomo non è un prodotto, perché il suo valore fluttua in infiniti modi possibili a seconda di cosa farà con le sue scelte. In ogni momento può cambiare, migliorare, e quindi il suo valore potenziale è infinito. Il capitalismo non riuscirà mai a comprendere questo dato dell'uomo, ed è per questo che il capitalismo ha così tanti problemi. Semplicemente, l'uomo non usa questo potenziale e lo lascia marcire. Ma ecco che, a sorpresa, il protagonista, che sta stringendo il vuoto senza sentire la mano di Miyagi che un tempo sentiva, all'improvviso la sente. Miyagi è accanto a lui, visibile a tutti, non solo a lui. Ah, ma quindi Miyagi esisteva davvero? Ma come, dice lui? Che ci fai qui? Ma anche lei ha venduto qualcosa. Una volta saputo della sua libertà, ha venduto tutti gli anni che le rimanevano per passare gli ultimi 3 giorni insieme a lui. Come lui, in una scena, aveva buttato via tutti i suoi soldi guadagnati, vendendo quindi la sua vita, gettando simbolicamente al vento la sua vita passata che era rappresentata dai soldi e rifiutando il regime capitalistico che la vede, la vita dico, ridotta a denaro, così anche lei ha gettato la sua di vita per lui. Per lui un'intera vita sapendo che Miyagi era schiava non era accettabile e ha preferito vivere solo 3 giorni. Per lei un'intera vita senza di lui era inaccettabile e così 3 giorni, per tutti e due, hanno avuto più valore di tutta una vita. Questa è l'autotrascendenza. Ironicamente la preghiera di Miyagi si è realizzata. Aveva chiesto che lui morisse prima possibile e ora così sarà. E anche lei morirà. Moriranno insieme. Ed è diventato un essere per la morte.
ha accettato la mortalità serenamente. Egli in questo modo è padrone del tempo e padrone della sua esistenza, e non ha epicureanamente più paura di nulla, perché tutte le paure svaniscono di fronte alla paura della morte, e una volta che si comprende che non bisogna avere paura della morte, si è davvero felici. E così il manga si conclude con loro due, che stanno per morire, eppure sono più felici che mai, perché hanno 3 interi giorni da passare insieme, totalmente liberi e totalmente innamorati. E questi 3 giorni, da soli, valgono più di 100.000 anni di vita. C'è un passaggio del Vangelo, secondo me molto echeggiato in Kingdom Hearts Re Chain of Memories, che esplica questa filosofia. Se ti aggrappi alla tua vita, la perderai. Ma se non le dai importanza per me, la troverai. La seconda morale della serie ovviamente non è accorciatevi la vita da soli, perché non abbiamo le circostanze obbligatorie del manga. La morale è vivete ogni giorno in una vita lunga, come Kusanagi e Miyagi hanno vissuto quei 3 giorni, voi che potete. Siamo noi a dare significato alla nostra vita e non saremo mai schiavi della tirannia del tempo. Come vi dissi nel mio video sulla brevità della vita, ci sono 2 modi di gettare via il tempo, in modo inconsapevole o in modo consapevole. La prima è la caratteristica dell'ultimo uomo, la seconda è la caratteristica dell'oltreuomo. Vi lascio il link Amazon alla trilogia completa del Prezzo della Vita in descrizione. Ringrazio nuovamente NordVPN per la sponsorizzazione, vi ricordo il link con lo sconto in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio di premi. In descrizione trovate anche i miei libri, il mio fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto ti metti a mettere mi piace ed iscriviti a questo canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.